Le video notizie di Tecno Retail. Come automatizzare i processi di scambio dati tra stakeholders secondo standard internazionali e normative in continua evoluzione? Ne abbiamo parlato con Francesco Novembri, Size Director Comarch Italia, e Valerio Di Marino, responsabile sistemi gestionali aziendali di Dececco. Francesco, allora abbiamo parlato di automatizzazione. Di che cosa si tratta e perché è importante rendere i sistemi compatibili e fruibili tra di loro? Se parliamo di best practice automazione, non possiamo non parlare del concetto di standardizzazione. Allora, noi in Comarch abbiamo avviato già da tanti anni un percorso virtuoso che ci ha consentito di ottenere tutta una serie di certificazioni volte alla promozione sul mercato di soluzioni collaborative che puntano di fatto a ottimizzare e digitalizzare tutto quello che è il ciclo dell'ordine. Quindi vogliamo digitalizzare lo scambio di flussi informativi tra stakeholders, quindi tra attori coinvolti lungo la filiera, siano essi clienti, fornitori, operatori logistici, magazzini, che dir si voglia. Di fatto l'obiettivo è quello di reingegnerizzare un processo, da un processo destrutturato, magari gestito attraverso diversi canali, diversi formati PDF e quant'altro, che generano tutta una serie di impatti negativi per la nostra organizzazione, quindi costi operativi di gestione motivati da asimmetrie informative, controlli manuali, importazione ed esportazione sui sistemi gestionali sempre manualmente. Vogliamo passare invece a un processo secondo uno standard, automatizzandolo. Tra questi standard che Comarch di fatto propone abbiamo il GDSN, acronimo di Global Data Synchronization Network, che è di fatto uno standard per digitalizzare forse il primo step del ciclo ordine, quindi punta a gestire in una modalità un pochino più efficiente e digitale quello che è il processo di gestione anagrafica prodotto. A valle di questo processo sicuramente l'Electronic Data Interchange, EDI, che di fatto gestisce tutto quello che è il flusso transazionale, quindi dall'ordine, la conferma ordine, l'avviso di spedizione, avviso ricezione merci, fino ovviamente alla fattura EDI. A valle ancora di questo processo e a conclusione di quello che è il ciclo ordine, sicuramente la fattura elettronica, che non va confusa ovviamente con la fattura EDI, unica fattura e unico flusso a valore legale e fiscale per le quali di fatto aziende di fatto come la Dececco di fatto emettono per dar seguito di fatto al successivo pagamento. Valerio, quindi voi in quale misura adottate questi standard e quali benefici ne può ottenere un'azienda o ne ha già ottenuto un'azienda come Dececco? Dunque, la nostra azienda utilizza scambio elettronico di dati sin dagli anni 90. Nel mercato italiano già allora c'erano alcuni partner che richiedevano lo scambio dati con standard EDIFACT. Oggi che l'azienda è internazionale, abbiamo varie filiali nel mondo e siamo aperti a mercati estero, lo scambio elettronico di dati è fondamentale. Abbiamo oltre parecchie centinaia di relazioni, sicuramente con i messaggi che citava Francesco, quindi ordine, conferma d'ordine, bolla e fattura. In più, sui mercati soprattutto statunitensi, abbiamo flussi di pagamento, flussi di richieste di accrediti e poi abbiamo vari partner in 3PL, quindi tutta la logistica delle nostre filiali è gestito tramite scambio elettronico di dati. Francesco, ma quindi quali sono? Abbiamo parlato insomma di standard EDI, abbiamo parlato di fatturazione elettronica, quali sono adesso le principali richieste del mercato? Sicuramente la fatturazione elettronica, anche accennata da Valerio, è un chiaro esempio di nuove esigenze per un'azienda del largo consumo come la Dececco. Quindi come ha accennato Valerio, per l'appunto, la fatturazione elettronica Italia parte nel lontano 2019 e siamo un pochino i precursori in materia. Adesso anche tanti altri paesi ci stanno seguendo in questo percorso virtuoso. Quindi possiamo parlare di Romania ad aprile, possiamo parlare di Polonia nei primi mesi del 2025, ma così come la Germania, così come la Francia. Quindi sicuramente un'esigenza forte
forte del mercato per un'azienda come la Dececo, ecco, ma come tante altre aziende che operano a livello internazionale, è sicuramente tutelarsi ed essere compliance ai nuovi requisiti tecnico e normativi di altri paesi. Okay? Questo per quanto riguarda la fatturazione elettronica, ma potremmo parlare anche di EDI e GDSN. Qui forse dipende molto dalla tipologia, ecco, di interlocutore con quale Comark si va a relazionare. Okay? Possiamo parlare con aziende del largo consumo che magari non hanno ancora approcciato i primi step, i primi passi verso una standardizzazione, e qui Comark di fatto risponde con una soluzione scalabile e flessibile per consentire magari al piccolo medio fornitore di essere compliance a questi standard, quindi automatizzare i propri processi interni, ma con soluzioni un pochino più smart essenzialmente. Per un'azienda invece strutturata come ad esempio la Dececo, possiamo dirlo, ci siamo mossi per magari prevedere delle modalità di integrazione un pochino più spinte, ok? Quindi parlando di GDSN, se magari in passato, ecco, ci si muoveva su di una logica manuale, di importazione manuale su di un portale, adesso lavoreremo attraverso un'integrazione più spinta all'interno del sistema gestionale della Dececo. Per quanto riguarda invece i flussi EDI, sicuramente, ecco, magari la rivisitazione, ecco, di un sistema ERP ci ha dato la possibilità di armonizzare quelli che sono i flussi informativi della Dececo, e quindi esigenza primaria, ecco, per queste aziende complesse che si confrontano su di un mercato altamente dinamico, quindi con un business molto dinamico, è quella magari di partire da un unico flusso in importazione e esportazione a seconda della direzione del messaggio in entrata e in uscita, e demandare ovviamente al provider tecnologico tutta quella che è la complessità di gestione di N standard per quanto riguarda l'EDI, ma tante complessità di business specifiche per ogni singolo interlocutore buyer della Dececo. Per concludere, Valerio, voi quali difficoltà, seppure in un'azienda così ben strutturata e così ben organizzata, quali difficoltà, quali sfide avete incontrato e come le avete superate? Possiamo parlare di difficoltà tecnologiche e di difficoltà di mercato. Tecnologiche, in quanto è vero, abbiamo degli standard di riferimento che sono tanti, che però presentano una lacuna. Lo stesso standard non copre le stesse regole in tutti i paesi. E in questo un partner come Comark è di fondamentale importanza, in quanto riesce sulla base della destinazione del messaggio a mappare diversamente il contenuto, pur partendo dalla stessa origine che è uguale per tutti. L'altra difficoltà è appunto legata alle consuetudini di mercato, nel senso che alcuni mercati richiedono informazioni che talvolta non sono neanche concepite nei nostri sistemi, perché nel nostro mercato non sono normalmente utilizzate. In merito al GDSN, la Dececo è su questa piattaforma da oltre un decennio. Adesso siamo in una fase in cui lo gestiamo, però in maniera poco strutturata, e con Comark abbiamo un progetto di portare su piattaforma evoluta questa informazione, come anche con Comark abbiamo un processo di migrazione in corso che è molto complesso, avendo, come ho già detto, varie centinaia di relazioni attive, per cui man mano stiamo migrando queste relazioni, in quanto è importante avere un partner tecnologico aperto al mercato internazionale, in visione anche della nuova frontiera fatturazione elettronica, che noi, avendo filiali all'estero, a breve ci investirà, e quindi dovremo essere pronti e reattivi ad essere compliant.